Una borsa vuota tracolla trovata sul cadavere di Liliana Resinovic, un elemento confermato stamani a Tele4 nel corso di Sveglia Trieste. Un corpo può rivelare ancora tante cose. Sergio Resinovic, fratello di Liliana, diffina Sebastiano Visintin dal procedere con la cremazione, come avrebbe annunciato. Coronavirus, nuovi casi sempre sopra quota 4.500, 40 ricoveri in intensiva, 36 non sono vaccinati, hub vaccinale a Montedoro da lunedì, gestione Salus. Il piano per la pista ciclabile di Miramare non è sicuro, adesso Trieste pungola al comune, oggi conferenza stampa. E la regione è pronta a nuovi ristori per il comparto turistico, ma chiede al comparto di coordinare le politiche fra le realtà del settore. Vincere con Reggio Emilia per continuare a sognare, la missione dell'Allianz che ha recuperato dal Covid, il coach Banks e Fernandez, ma perso per infortunio il lungo lever. Presentata la 33esima edizione del Trieste Film Festival, in programma da venerdì prossimo, pellicole in arrivo da 37 paesi, focus sulle giovani registe georgiane. Telespettatori di Tele4, ben ritrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Una borsa vuota a tracolla ritrovata sul cadavere di Liliana Resinovic il giorno del ritrovamento del corpo nel parco di San Giovanni. Un elemento confermato questa mattina a Sveglia Trieste dalla Procura nel corso della trasmissione. Marco Stabile. Tele4 ha conferma che una borsetta è stata trovata a tracolla del cadavere di Liliana e vedremo questo cosa determinerà poi per il proseguio delle indagini. A tracolla di quel corpo rannicchiato trovato nel parco dell'ex OPP di San Giovanni c'era una borsetta vuota. Un dettaglio non da poco confermato stamani dalla Procura e comunicato in diretta da Tele4 a Sveglia Trieste. Per l'avvocato penalista Marco Vascotto, presente in studio, un aspetto potenzialmente decisivo nell'inquadrare il giallo della morte di Liliana Resinovic. Se una persona si vuole suicidare, ok, ma non è che esci con una borsetta vuota, cioè qual è la non so, ci metti dentro un cellulare, ci metti dentro un portafoglio, quindi se questo elemento è appunto, è come pare che sia, è confermato, è clamoroso e forse anche non dico potenzialmente decisivo per orientare l'esito delle indagini, però diciamo che la borsetta vuota non presuppone, almeno in questo caso, che ci sia stata un'aggressione, che ne so, a scopo di rapina. L'interrogativo attorno al dettaglio è abbastanza ovvio: perché uscire di casa con una borsetta vuota se l'intento fosse quello di togliersi la vita? C'è una mano terza che in un secondo momento avrebbe tolto degli elementi utili alle indagini del contenitore? Oppure ancora in quest'ultimo caso, perché non prendere la borsetta e disfarsene? I cellulari, ha comunicato più volte il marito Sebastiano Visintin, sarebbero rimasti sempre nell'abitazione di famiglia. Tanto per citare un altro aspetto controverso circa i dispositivi che, se in possesso della vittima, avrebbero permesso di localizzare molto velocemente il cadavere. La 63enne fu trovata con due sacchi di nylon attorno alla testa e due sacchi neri che avvolgevano il corpo, uno dall'alto e uno dal basso. Stando alla procura, al momento nulla permette di privilegiare la tesi dell'omicidio piuttosto che del suicidio. Resta però il fatto che si tratterebbe di un elemento, quello della borsetta a tracolla, che conferma uno dei filoni dell'indagine. Letteralmente, l'uscita di casa con la borsetta vuota conferma, stando agli inquirenti, molti particolari già acquisiti. Intanto è stato confermato che il corpo di Liliana, per cui c'è il nulla osta alla sepoltura, non verrà cremato. Il fratello Sergio, infatti, si è opposto all'eventualità per il rischio che, nel futuro, il cadavere possa fornire eventuali ulteriori riscontri, anche sulla base di possibili nuove scoperte che l'autopsia non ha permesso di chiarire in un primo momento. E allora sentiamo il contenuto di questa lettera che Sergio Resinovic, fratello di Liliana, ha inviato a Sebastiano Visintin proprio per diffidarlo dalla sepoltura, dalla cremazione del cadavere. Abbiamo con l'occasione sentito anche uno degli avvocati che segue Sergio Resinovic. Sentiamo. Una lettera di diffida inviata dal fratello di Liliana, Sergio Resinovic, al marito della 63enne, Sebastiano Visintin, affinché il corpo della donna non venga cremato. È quanto emerge nelle ultime ore, dopo il nulla osta alla sepoltura del cadavere della donna ritrovato nell'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio scorso.
Mi è giunta notizia, così la missiva di Sergio Resinovic inviata a Visintin, della tua volontà di cremare il corpo di Liliana. Come sai, un corpo può rivelare molte cose agli investigatori anche dopo la tumulazione e anche dopo molto tempo. Ti prego di non cremare quel corpo per elementari esigenze di indagine, continua la lettera. Una scelta di questo tipo significherebbe un evidente disprezzo verso quelle elementari esigenze di verità e verso il diritto di giustizia della povera Liliana. Sento che vorrai rispettare fino in fondo la tua memoria, conclude la comunicazione. Ti prego di assumere un comportamento che possa tenere intatte le speranze di accertare la verità. E mentre Sebastiano Visintin nega l'intenzione di cremare il corpo di Liliana, uno degli avvocati di Sergio Resinovic, Luigi Fadalti, del Foro di Treviso, raggiunto telefonicamente da Tele4, afferma come invece, in più occasioni, Sebastiano abbia espresso la volontà di cremare la salma. Apriamo la pagina del coronavirus con i contagi odierni e ovviamente tutto ciò che riguarda anche le terapie intensive e l'area medica. 4.570 nuovi casi, 1.533 da tampone molecolare, più 3.037 da tampone rapido, 30.937 i tamponi processati, 11.912 molecolari, 19.025 quelli rapidi, 12 i decessi come nella giornata di ieri, 40 le persone ricoverate in terapia intensiva, meno 4 rispetto a ieri, 36 di queste persone non sono vaccinate, 368 invece coloro che in questo momento si trovano ricoverati negli altri reparti in area medica degli ospedali. Teniamo la pagina del Covid perché c'è stata un'altra manifestazione No Green Pass, No Vax questa mattina in Largo Barriera a Trieste. Circa un centinaio di persone tra le 100 e le 150 contro il governo Draghi, la normativa del Green Pass, l'obbligo vaccinale per gli over 50 che vogliono lavorare. Vediamo. Quello sono arrivati i sindacati in questo paese. I lavoratori si devono tutelare da soli. Tra le 100 e le 150 persone questa mattina in Largo Barriera a protestare contro il Green Pass e contro l'obbligo vaccinale per lavorare per le persone dai 50 anni in su. È quanto andato in scena a Trieste. Un comizio dove è stata rimarcata la contrarietà alla normativa che ha introdotto il certificato verde. Messaggi di diffidenza verso i giornalisti e il governo sono stati lanciati in piazza. Tra bandiere, striscioni e slogan ormai noti, c'è stato anche un curioso siparietto di una donna affacciatasi a una finestra che ha urlato «Vaccinatevi ai no Green Pass in presidio». A garanzia che tutto procedesse secondo sicurezza c'erano gli agenti della Polizia Locale, Polizia di Stato e dei Carabinieri. Una protesta, quella di oggi, come negli ultimi casi, che ha chiamato a raccolta numeri decisamente inferiori e non lontanamente paragonabili ai grandi cortei a Trieste che abbiamo visto partire tra fine estate e inizio autunno. Una protesta che si è sempre più sgonfiata anche al netto di tutti i no-vax finiti in ospedale, in molti casi in terapia intensiva, dopo aver partecipato alle manifestazioni. Moltissimi coloro che, dopo aver preso il virus, hanno fatto dietro front e appena possibile hanno deciso di vaccinarsi. A protestare rimangono gli irriducibili, volti ormai noti, sempre gli stessi, che scendono in piazza nei fine settimana. Nelle ultime due settimane si è osservato un forte aumento dell'incidenza, in particolare per la classe di età 16-19 anni, un forte aumento del tasso di ospedalizzazione nella fascia dei 5 anni e un aumento più contenuto in quella tra i 16 e i 19. Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto Superiore della Sanità, che integra quindi il monitoraggio settimanale sul Covid. Nell'ultima settimana, si legge nel report, rimane invece stabile la percentuale dei casi segnalati nella popolazione di età scolare, circa il 20%. Il 31% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia di età 5-11 anni, il 59% nella fascia 12-19 anni e solo il 10% nei bambini al di sotto dei 5 anni. Nel periodo 27 dicembre 2021 9 gennaio 2022 si sottolinea nella popolazione tra gli 0 e i 19 anni sono stati segnalati 340.005 nuovi casi, di cui 1.245 ospedalizzati, 14 ricoverati in terapia intensiva e un decesso. Nell'ultima settimana un aumento dell'incidenza in tutte le fasce di età rispetto alla settimana precedente. In particolare l'incidenza della popolazione di età tra i 12 e i 19 anni risulta pari a 2.489 casi per 100.000 abitanti. Questa è la situazione dell'incidenza sui ricoveri e contagi del Covid per le persone entro i 19 anni. L'attività vaccinale a Montedoro invece continua, ma sotto la supervisione del Policlinico Triestino, ovvero della Salus. Nessuno stop, come molti temevano, ma addirittura la possibilità di crescere il numero di somministrazioni quotidiane. Umberto Bosazzi.
Lo hub vaccinale di Montedoro a Muggia non chiuderà, solo proseguirà la propria attività sotto la gestione del Policlinico Triestino. Per questo e solo per questo, sottolinea il sindaco di Muggia Paolo Polidori, gli appuntamenti di domani risultano dimezzati rispetto al consueto. Nessuno stop alla struttura, particolarmente apprezzata dai triestini per tutta una serie di ragioni, soltanto una pausa per consentire alla Salus di preparare il passaggio, che avviene grazie alla disponibilità di personale reclutato fra medici ed infermieri in pensione, che hanno dato la propria disponibilità e che hanno frequentato un apposito corso. Attualmente a Montedoro si effettuano circa 1000 inoculazioni al giorno. Con il passaggio alla gestione del Policlinico Triestino la media potrebbe arrivare a 1300. La speranza, o se vogliamo il traguardo, è arrivare a 1700 vaccini quotidiani, e non è detto che non sia raggiungibile. Questa è la situazione, il TAR ha ragione quando ribadisce la libertà del medico di poter prescrivere i farmaci necessari, tuttavia nella prescrizione dei farmaci il medico deve attenersi alle raccomandazioni presenti e alle buone pratiche cliniche che obbligano a prescrivere in una prima fase farmaci sintomatici e non altri medicinali come antibiotici, anticoagulanti e cortisonici che vanno prescritti in caso di peggioramento e ricovero ospedaliero. Lo afferma Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie, in riferimento alla sentenza del TAR che annulla la circolare del Ministero della Salute nella parte in cui, oltre a prevedere la vigilante attesa nei primi giorni di insorgenza del Covid, pone anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Ribadiamo, spiega Cricelli, che nel trattamento di vigilante attesa vanno prescritti solo farmaci sintomatici contro febbre e dolori, ovvero paracetamolo e FANS. Altre tipologie di farmaci non sono indicate dalle raccomandazioni attuali e non è dunque indicato l'impiego, tra gli altri, di cortisonici e antibiotici. La vigilante attesa, chiarisce inoltre il Presidente, è un concetto utilizzato in medicina che indica uno stato di conservazione attiva in cui il medico aspetta di vedere se c'è l'evoluzione peggiorativa dei sintomi. Non significa non somministrare farmaci se il medico ritiene che invece siano utili, ma non è neanche scontato che i farmaci vadano somministrati. Nel piano del comune per la sistemazione del marciapiede e della pista ciclabile in Viale Miramare non si pensa alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, è quanto lamenta adesso Trieste oggi in conferenza stampa. 450.000 euro per un intervento che non mette in sicurezza nessuno, né pedoni né ciclisti, perché non va a intervenire nei punti dove in realtà ci sono più incidenti, e lo dimostrano i dati dell'incidentalità. In questo tratto qui ci sono stati 6 incidenti negli ultimi 5 anni e nel tratto di fronte alla Pineta ben 9 incidenti negli ultimi 5 anni. Interventi di cucitura tra i vari tronchi di percorso per garantire sicurezza e continuità, mancata messa in sicurezza dei punti dove il percorso ciclabile è assente, situazioni di pericolo per ciclisti e automobilisti, mancanza di infrastrutture ciclistiche moderne e di qualità. È quanto lamenta adesso Trieste in conferenza stampa in Viale Miramare all'incrocio con la salita Madonna di Gretta. Ciò che viene chiesto è di avviare lavori mirati per una vera e propria pista ciclabile in sicurezza. Il piano del comune prevede la sistemazione del marciapiede e la realizzazione di percorsi ciclopedonali. Questo però, dice il consigliere comunale Giulia Massolino, non basta. È importante per prima cosa affrontare questi punti critici, e lo dice il progetto stesso che ci sono delle criticità che però poi il progetto non va ad affrontare. Si crea di nuovo un percorso misto pedoni e ciclisti sul marciapiede, stavolta senza neanche la delimitazione che c'è al momento, e quindi non mettendo in conflitto, come al solito, pedoni e ciclisti, e non mettendo in sicurezza un asse che è fondamentale sia per i triestini, perché è, come si è visto nell'ultima estate, è estremamente frequentato, ma è anche un asse di interesse cicloturistico, perché di qua passerà la ciclovia da Venezia a Trieste, e ci chiediamo come questo intervento si integri con i requisiti minimi di quel progetto, che sono molto molto stringenti. Nuovi ristori in arrivo per il comparto turistico, seriamente compromesso dalla pandemia, lo ha annunciato l'assessore regionale Bini dopo un incontro con le categorie. La Regione si accinge a varare a breve nuovi bandi a favore delle categorie maggiormente colpite dalla quarta ondata della crisi pandemica. Tra queste, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche avranno un ruolo preminente. Lo ha affermato l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, incontrando le categorie rappresentative delle agenzie di viaggio del Friuli Venezia Giulia. Si tratterà di risorse importanti, come ha preannunciato l'assessore, che dovranno combinarsi con i benefici della legge sviluppo impresa, la quale prevede per i comuni la possibilità di ridurre le imposte per le attività produttive in difficoltà. Ciò potrebbe tradursi in un alleggerimento degli affitti dei locali dove operano le imprese del settore.
L'assessore ha ricordato come il turismo, nei suoi numeri generali, abbia registrato nel 2021, in Friuli Venezia Giulia, numeri buoni, considerando il fatto che ci si trova ancora a combattere contro la pandemia, a fronte della sofferenza patita dalle agenzie di outgoing, agenzie che hanno lamentato nell'incontro l'azzeramento di fatto del fatturato da metà dicembre a oggi. La Regione ha messo in campo durante la pandemia ristori per 70 milioni di euro che sono stati resi disponibili alle imprese nel tempo record di 25 giorni e che hanno visto il terziario come precettore privilegiato. Le nuove misure saranno quindi la conferma di un supporto che, come ricordato Bini, è stato ingente e tempestivo. All'incontro ha preso parte anche il direttore di Promoturismo FVG Antonio Bravo, mentre per le categorie erano presenti il presidente della FIAVET Friuli Venezia Giulia Giampiero Campaiola e il presidente del gruppo Agenzie Viaggi Confcommercio Imprese per Italia Ascom Pordenone Paolo Lucangeli. Da parte dell'amministrazione regionale è stato auspicato infine un maggior raccordo tra le attività di promozione dell'outgoing e dell'incoming verso il Friuli Venezia Giulia da parte delle agenzie e dei tour operator, sfruttando la capacità di rete e sfruttando iniziative di coprogettazione pubblico-privato, mentre le categorie stesse si sono ripromesse di proporsi in maniera più unitaria all'interlocutore regione, in modo da rendere la collaborazione più fluida. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con altre notizie e altri servizi, state con noi. Presentata oggi l'edizione numero 33 del Trieste Film Festival che torna in presenza. Focus sulle registe georgiane, apertura venerdì prossimo con un film ungherese prodotto da Martin Scorsese. Vediamo. Torna, e stavolta anche in presenza, il Trieste Film Festival, primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro-orientale, giunto alla 33esima edizione, cui parteciperanno film, cortometraggi e documentari di 37 paesi del centro-est Europa. Numerosi premi in palio per vari concorsi, tre dei quali internazionali. Il TFF, diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, si svolgerà dunque dal 21 al 27 gennaio in tre sale della città, al Politeama Rossetti, al Cinema Ambasciatori e al Teatro Miela, e dal 26 al 30 sulla piattaforma online di My Movies. Ad aprire il festival sarà Quel giorno tu sarai, il nuovo lungometraggio diretto dal regista ungherese Kornél Mundruczko, scritto da Kata Weber e prodotto da Martin Scorsese. Il film, in uscita in Italia il 27 gennaio, racconta di una famiglia che attraverso tre generazioni si confronta con l'eredità della Shoah. Sono 11 i titoli del concorso lungometraggi, mentre tra gli 8 eventi fuori concorso spicca l'anteprima italiana di The Story of My Wife, del regista ungherese Ildiko Enyedi. Sono 12 i titoli del concorso documentari, 7 quelli fuori concorso, tra i quali Babi Yar Context di Sergei Loznica e L'ultimo calore d'acciaio di Francesco De Filippo e Diego Cenetiempo, 13 i corti in concorso. Torna anche la sezione Wild Roses, registe in Europa, dedicata alle donne registe dell'Europa centro-orientale. E quest'anno il focus di questa sezione è dedicato alla Georgia, quindi ci occupiamo di Georgia, questo paese magnifico e splendido che abbiamo imparato a scoprire attraverso tantissimi film di registe giovani, registe donne, che ci danno uno sguardo davvero rivoluzionario su questo paese, e questo è sicuramente una chicca di questa edizione del festival. Tante altre saranno le iniziative che riguarderanno altre registe donne, in particolare ricordo quest'anno un premio prestigioso che darà Eurimage, il Consiglio d'Europa, un premio di 30.000 euro volto a le prossime produzioni di una delle registe donne del festival. Infine il 12° When East Meets West, dal 24 al 28 gennaio, organizzato dal Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia con altre realtà. 5 giorni dedicati a produttori, broadcaster, fondi italiani ed europei per creare un forte legame tra le regioni e i paesi coinvolti. E domani, nell'ambito degli appuntamenti promossi da Studium Fidei e che Tele 4 trasmette settimanalmente, sarà riproposto l'incontro fra l'arcivescovo Crepaldi e il rabbino capo Meloni, incentrato sul concetto di dialogo, a partire dalle 16. Vi proponiamo un estratto. Noi viviamo in una società e il virus, la pandemia, va nella direzione di accentuare le non le logiche dell'incontro, non le logiche relazionali, ma quelle autoreferenziali, individualistiche.
E invece io credo che accanto alla parola resistenza noi dobbiamo tenere duro sulla parola dialogo, sulla parola incontro. Il profeta ha un'altra particolarità, è che il profeta non parla per far contento nessuno. Cioè, se devi dire qualcosa al re, dice qualcosa al re, se devi dire qualcosa ai sacerdoti, dice qualcosa ai sacerdoti, se dice qualcosa al popolo, dice al popolo. Non c'è possibilità per il profeta di essere accomodati. Le religioni, al di là insomma, di qualche deriva che possiamo trovare, eccetera, ma nella loro entità più seria e più valida, sono elementi che contribuiscono a far andare avanti la storia dell'umanità, che contribuiscono al bene dell'umanità, che contribuiscono a rendere l'umanità più pacifica e più fraterna. E siamo arrivati ora allo sport. Vincere domani con Reggio Emilia per continuare a sognare nelle parti nobili della A1 è la missione dell'Allianz di Franco Ciani, che ha recuperato dal Covid, oltre al coach stesso negativizzatosi, anche Banks e Fernandez, ma perso per infortunio il lungo Lever. Vediamo. Lo straordinario successo dell'Allianz a Cremona proietta la Pallacanestro Trieste in una posizione di classifica da sogno, perché indipendentemente dai recuperi dei match fermati causa Covid, il terzo posto con 8 vittorie e 5 sconfitte è un risultato, seppur parziale, da incorniciare. Non succedeva dai tempi della mitica Stefanel guidata da Boscia Tanievic. Per coach Franco Ciani, tornato in panchina oggi dopo la negativizzazione, un motivo di grande soddisfazione da declinare però immediatamente in nuovi stimoli per il match di domani sera con Reggio Emilia all'Allianz Dome. Di fronte una formazione come Luna Hotels, che dopo due sconfitte casalinghe contro Tortona e Virtus è scivolata nella parte bassa della classifica, pur potendo vantare 12 punti frutto di 6 vittorie e 8 sconfitte. Ennesima dimostrazione che bastano un paio di passi falsi per passare dalle zone nobili a quelle pericolose della 1. In Europa Cup invece la formazione di Caia viaggia particolarmente spedita, in battuta e in testa al proprio girone. Occhi puntati in particolare sul lungo atletico Michael Levon Hopkins, capace di 28 punti e 13 rimbalzi con Tortona e 22 con 11 carambole con Bologna, sull'ex Arthur Strautins, su un giocatore di qualità come il lituano Osvaldas Olisevicius e sull'ex capitano della nazionale italiana Andrea Cinciarini. Trieste recupera Banks e Fernandez, tornati entrambi ad allenarsi mercoledì dopo le visite mediche post-Covid. Purtroppo l'infortunio di Lever, che ha rimediato una distorsione con interessamento dei legamenti al ginocchio destro, accorcerà le rotazioni dei lunghi per un bel po'. I biancorossi dovranno ancora una volta fare di necessità virtù. Buona notizia anche per il pubblico, con l'apertura delle biglietterie nella giornata di domani, domenica, dalle 18 sino all'inizio della partita, fissato alle 20:45. Non succedeva ormai da 2 anni. Oh, diamo anche un'ultima notizia: è stato tradito da un salto mentre con la mountain bike stava praticando downhill lungo un sentiero che da San Michele del Carso scende fino a Peteano e ha rimediato una lussazione alla caviglia. Protagonista di questo incidente è un uomo di Ruda, classe 1966, che è caduto mentre si trovava in compagnia di 2 amici. Sono stati i compagni di discesa ad allertare il 112, che è considerata la zona in cui è avvenuta la caduta, insieme all'ambulanza ha inviato il personale dalla stazione di Trieste del soccorso alpino. L'uomo è stato immobilizzato e imbarellato, portato a spalla col supporto di una corda freno di sicurezza fino alla strada. I 3 ciclisti erano perfettamente attrezzati con le protezioni e questo ha evitato conseguenze gravi su questa caduta. È arrivato il momento del presepe del giorno con cui vi lascio. Si tratta del presepe di Luciano e Antonella. Da parte mia, come sempre, grazie per averci seguito. Buon sabato sera e buona domenica. Despair, we slumber.